signori, ecco come stiamo, stiamo. Buoni, non spingere. Ma calma, io non c'entro niente, bisogna aspettare. Che lo deve assaggiare il generale? Basta, silenzio! È uno schifo! È il signor generale che ha mandato dire che farà un'ispezione senza preavviso. Invece sta qui tanto a mugugnare. Protestiamo quando che arriva lui, no? Cosa ci vuole? Sbattiamo forte tutti insieme i cucchiai sulle gavette. Oh, ma che ci sei stato pure in galera? Che cosa la fai che parli uno per tutti? Magari è più anziano. Ecco, Bordin Giuseppe. Sì, parla te, forza. Ehi, ve avverto che questa si chiama sedizione. In ogni modo fai quel che vuole, che mi non ho visto niente. Non mi scusi, sergente, se la mia ignoranza non è pari alla tua, ma qui la sedizione non c'entra proprio un bel niente. È un combattente che privatamente di sua iniziativa fa presente al signor generale che con quel patume qui non è vita. Va bene, faremo il conto per vedere a chi sei che tocca di protestare col signor generale. Oh, conta bene, io te conosco. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tocca a te. Tocca a te. Tocca a me. E allora? Cosa devo dire? Oh, io ve lo dico, se parla questo ci fucilano a tutti, eh? Giusto, tocca a chi perché ti sentirà. Tocca a te, dai, perché? Dai, dai, tirato zero, vai. Silenzio, a posto, ragazzi! Il signor generale! Attenti! Riposo, riposo. È una visita amichevole, niente formalità. Riposo. E faccio distribuire il rancio. Sì, signor generale. Penso che i nostri giovanotti abbiano fame. Assaggia il tuo rancio e dimmi che te ne pare. Signor sì. Ottimo abbondante, signor generale. Invece è uno schifo. Cosa? Niente grassi e poca pasta. Questo non è cibo per uomini che combattono. La sciacquatura di marmitte, si provvede. Ciao, ruffiano. Sì, ti parli. L'ho fatto apposta per vedere che diceva. Magari ci provava a dire che era buono. Sì, sì, lo so che il rancio è meglio di così, non lo si può fare purtroppo, ma ogni tanto bisogna pur dare qualche soddisfazione a questi ragazzi, no? Si accontentano di così poco.